Una volta in un piccolo cottage nei boschi viveva mamma capra con i suoi caprettini. Ed erano molto felici. I caprettini erano molto carini. Erano tutti come dei giocattolini. Mamma capra, come tutte le madri, amava molto i suoi caprettini. Li proteggeva da tutti gli animali selvatici nella foresta. Un giorno, prima di lasciare la casa per andare in cerca di cibo nella foresta, chiamò i suoi caprettini accanto a lei e disse: «Miei cari, io vado nella foresta. Non aprite la porta a nessuno. Se il lupo entrasse in casa vi mangerebbe tutti. Lui è molto furbo, sa fare mille travestimenti e tenta di ingannare chiunque». «Allora come lo riconosceremo?» «Il lupo ha una voce rauca, mentre io ho la voce dolce e morbida. Così è possibile riconoscerlo subito per la sua voce». Proprio quando stava andando via, la mamma capra ricordò qualcos'altro. Si rivolse ai suoi caprettini. «Oh, un'altra cosa! Le zampe del lupo sono nere e le mie sono bianche. È possibile riconoscerlo anche per questo». «Non ti preoccupare, mamma! Ci sapremo proteggere!» «Fai contare su di noi, mammina!» Mamma capra baciò i suoi caprettini uno per uno e si diresse nella foresta. Il lupo, intanto, osservava da lontano. Quando vide andar via mamma capra, aspettò un po' di tempo. Poi andò al cottage e bussò alla porta. «Chi è?» «Caprettini, aprite la porta! Vostra madre è qui! Ho portato del buon cibo per tutti voi!» Ma i caprettini riconobbero subito la voce del lupo. Senza aprire la porta, gridarono: «Tu non sei la nostra mamma!» «La sua voce è dolce e molto più bella, sì!» «Tu sei il lupo, non ci puoi ingannare!» Il lupo fu molto arrabbiato per non essere riuscito a mangiare i caprettini. Così andò al negozio, comprò un grande pezzo di gesso e lo mangiò. Ora la sua voce suonava molto più morbida. Così tornò al cottage e bussò alla porta nuovamente. Questa volta il lupo iniziò a parlare con la sua voce morbida. «Miei piccoli dolci caprettini, aprite la porta, è vostra madre! Ho portato cibo dalla foresta per tutti voi, miei cari!» Udendo la voce morbida del lupo, i caprettini pensarono che fosse davvero la loro madre. Proprio quando stavano per aprire la porta, uno di loro gridò: «Aspetta, aspetta, guardiamo le sue zampe da sotto la porta!» Naturalmente, quando i caprettini guardarono da sotto la porta, videro le zampe nere del lupo. Così gridarono ancora una volta senza aprire la porta. «Non ti apriamo la porta!» «Le zampe di nostra madre non sono affatto nere!» «Sono bianche, tu sei il lupo!» Furioso com'era, il lupo se ne andò. Questa volta andò al panificio. Quando il fornaio vide il lupo fu molto sorpreso. «Io sono vegetariano adesso, quindi d'ora in poi mangerò solo pasta. Potreste darmi un po' di farina?» Il lupo uscì dal panificio con un piccolo sacco di farina. Quando arrivò vicino al cottage, aprì il sacco e versò tutta la farina sulle zampe. Ora le sue zampe erano tutte bianche. Il lupo bussò alla porta per la terza volta. «Miei caprettini, è vostra madre! Ho portato del cibo dalla foresta per tutti voi!» «Prima mostraci le zampe, così sappiamo che sei tu, mamma!» Il lupo mostrò loro le zampe infarinate. Quando i caprettini le videro bianche, credettero che fosse la loro mamma e aprirono la porta. E che cosa videro? Il lupo era proprio lì davanti a loro! Non sapendo cosa fare, i caprettini iniziarono a correre urlando. Uno dei caprettini andò sotto la scrivania, il secondo nel letto, il terzo nel camino, il quarto invece si nascose in cucina, il quinto si chiuse nell'armadio, il sesto si nascose sotto le tende e il settimo entrò nel gigantesco orologio sulla porta. Ma il furbo lupo era veloce e uno per uno li trovò tutti, ovunque si stessero nascondendo. «Venite, io vi catturerò tutti, ho detto fermi!» No!
quello che non riuscì a trovare fu quello nascosto nell'orologio. Ma il lupo era già pieno, così rinunciò a cercarlo e uscì fuori. C'era un grande giardino un po' più lontano dal cottage. Il lupo giaceva sotto un albero nel giardino e iniziò a dormire russando. Poco tempo dopo, mamma capra tornò a casa. Quando vide la porta aperta, capì che qualcosa di brutto era accaduto e iniziò a urlare. Oh, i miei capretti! Quando entrò in casa fu scioccata. I tavoli e le sedie erano tutti sottosopra. Le tende erano strappate, i letti erano tutti disfatti, i cuscini e le lenzuola erano tutte in giro. Mamma capra iniziò a cercare i suoi caprettini, ma non riusciva a trovarli. Iniziò a urlare i loro nomi uno per uno, ma nessuno rispose. Infine fu il momento di chiamare l'ultimo nome. Solo allora sentì una voce in risposta. Mamma, io sono dentro l'orologio del nonno! Mamma capra corse verso l'orologio del nonno e tirò fuori suo figlio. Mamma capra abbracciò suo figlio. Il piccolo capretto iniziò a raccontare la storia piangendo. Il lupo è venuto e ci ha mentito e abbiamo pensato che fossi tu e abbiamo aperto la porta. Il lupo ha mangiato tutti i miei fratelli. Perché, mammina, perché? Mamma capra era molto turbata. Pianse per i suoi caprettini. Con l'unico dei suoi figli rimasti, camminò e iniziò ad andare verso il giardino. Dopo un po', videro il lupo dormire sotto all'albero. Russava così forte da far agitare tutti i rami dell'albero. Mamma capra osservò il lupo per un po'. Si rese conto che all'interno della sua pancia i suoi piccoli si muovevano ancora. È possibile che i miei capretti siano ancora vivi? Lei aveva un piano. Si rivolse a suo figlio. Corri a casa e portami ago, filo, delle forbici. Mentre il capretto andava a casa, mamma capra raccolse 6 grandi rocce da terra. Dopo un po' la capretta tornò con ago, filo e delle forbici grandi. Mamma capra scorciò il lupo con le forbici. Vide uno dei suoi caprettini immediatamente. E poi anche gli altri cominciarono a vedersi, uno per uno. Erano tutti sani. Mamma capra fu piena di gioia. Abbracciò tutti i caprettini con tanto affetto. Mamma, ti vogliamo bene, figlio. Ti vogliamo bene. Erano tutti molto felici. Oh, miei caprettini, ora siete al sicuro. Mamma capra mise con cura le rocce che aveva raccolto nella pancia del lupo. Poi cucì la pancia con ago e filo. Il lupo dormiva così profondamente che non sentì nulla. Non si mosse. Mamma capra e i caprettini scapparono velocemente. Quando il lupo si svegliò, si alzò. La pancia gli faceva davvero male. Pensò che fosse perché aveva mangiato troppi capretti. Poiché la sua pancia era piena di rocce, aveva tanta sete. Andò vicino al fiume a bere un po' d'acqua. Le rocce si colpivano l'un l'altra. La mia pancia è così pesante e piena. È come se tutte le caprette fossero diventate delle rocce. Il lupo voleva inginocchiarsi e bere un po' d'acqua. Ma essendo le rocce così pesanti, perse l'equilibrio e scivolò nell'acqua. Aiuto, aiuto, fuoco, aiuto! Oh, aiuto, fuoco, aiuto, aiuto! Urlò chiedendo aiuto, ma nessuno lo soccorse. Non poteva più sostenere il peso delle rocce, così andò sotto, nelle acque profonde. Quando videro quello che era successo, mamma capra e i suoi caprettini corsero al fiume. È morto! Mano nella mano, tutti cominciarono a ballare e saltare di gioia.
Da quel giorno, mamma capra e i suoi 7 caprettini ebbero una vita felice e pacifica nella loro casetta nella foresta.